Solitamente De Filippo è insegnante di diritto a l'ITC Severi di San Giovanni. Per passione però fa lo scrittore e proprio pochi giorni fa ha pubblicato il suo primo libro, Vasquez, che, pensate un po', è arrivato in finale al premio Nebbia Gialla, prestigioso riconoscimento letterario per il genere noir. Nella struttura è un noir classico, diciamo un genere hard-boiled alla Chandler, però con un lato molto ironico, perché in genere i personaggi dei noir o dei gialli, comunque dei thriller, sono personaggi tormentati, personaggi che hanno anche uno spessore morale a volte notevole. Invece questo è un cialtrone sbruffone. Sì, sono stato finalista l'anno scorso in questo premio. Il premio Nebbia Gialla su Zara Noir Festival è un premio nazionale, insomma, basta, uno dei più importanti, diciamo, via. Ma dove nasce la sua passione per questo genere? Sono un accanito lettore da decenni ormai di noir. E così dopo un po' mi sono deciso, ho scritto qualcosina in passato e poi alla fine ho deciso di scrivere un romanzo lungo. C'era questa occasione di questo premio, ho partecipato per misurarmi, sì. L'editore è EBS Print, è una casa editrice di Arcore, perché ho delle conoscenze, diciamo, abbastanza altolocate in quella. Cioè c'è il bidello della scuola, ecco, la scuola elementare di Arcore. Quando abbiamo chiesto a De Filippo se ha dato da leggere il libro ai suoi studenti, ci ha confessato. No, mi vergogno. Loro lo sanno e qualcuno dei miei ex studenti l'ha comprato, ecco. Per disegnare alcune figure presenti nel libro, De Filippo ha tratto ispirazione anche da alcuni personaggi valdarnesi. Sì, ho preso spunto da un paio di miei colleghi, da alcuni miei colleghi, di cui ho modificato lievemente il nome e li ho trasfigurati completamente. Sono delle persone, insomma, che dal punto di vista professionale sono persone stimate, sono persone conosciute, e nel libro appaiono come dei gaglioffi delinquenti. Un insegnante sui generis De Filippo che resta nel cuore di generazioni di studenti pronti, ne siamo certi, a leggere il noir del prof, che dall'altro ieri è già nelle librerie del Valdarno.